Ringrazio il candidato Jonathan Giacchetta e aspettiamo le domande che ci rivolgerà il pubblico. Grazie. Allora, io come facente parte del pubblico avrei una domanda per la dottoressa Rosella Sbarbati. In pratica chiederei di approfondire il discorso sul turismo legato all'agricoltura. E poi al dottor Jonathan Giacchetta chiederei in particolare per la provincia del Conero, per la provincia di Ancona, che problemi e problematiche sono legate al Parco del Conero e come pensa di risolverli. Le Marche sono una regione ricchissima di storia, di cultura, di tesori spesso sconosciuti ai suoi stessi abitanti. Quindi intanto dal punto di vista della cultura, noi dobbiamo avere anche qui una visione integrata, cioè conoscere che cosa c'è nelle Marche, quali sono i tesori, quindi fare una rilevazione anche dal punto di vista di tutti gli aspetti culturali, musei, biblioteche, teatri, tutto quello che può essere importante dal punto di vista della cultura. E quindi poter collegare, una volta conosciute queste avendo l'accesso appunto a questa conoscenza, poter collegare il turismo con questo aspetto culturale, ma dovremmo collegare il turismo anche al discorso dell'alimentazione. Non dimentichiamo una cosa importantissima, che noi siamo depositari di quella che è una grande tradizione, che è la tradizione della dieta mediterranea. La dieta mediterranea è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, è un patrimonio culturale. Quindi fa parte, insieme con tutte le altre, gli altri tesori, dei tesori di cui noi disponiamo per poter interessare, per attrarre il turismo nella nostra regione. Quindi studiare nuovi percorsi di turismo, inconsueti. Vox si mette sempre in una prospettiva nuova rispetto alle cose, per non ripercorrere i sentieri già percorsi con esiti spesso non positivi, con esiti negativi. Quindi, ad esempio, un nuovo turismo potrebbe essere il turismo che attrae persone nella nostra regione per dei percorsi, ad esempio, di sana alimentazione. Una settimana, 15 giorni di corretta alimentazione, di benessere nelle spa, quindi in quelle che sono la cura delle acque, ad esempio, quindi curare il corpo, curare lo spirito nei nostri centri culturali, facendo anche, per quanto riguarda i centri culturali, tesoro di quello che può essere quello che viene detto storytelling. Cosa significa? Non basta portare le persone nei musei, far vedere i reperti archeologici, ma noi dobbiamo inquadrare storicamente la nostra cultura nel passato, farla arrivare al presente e farla proiettare nel futuro. Quindi dare una dimensione più ampia alla nostra cultura in maniera tale che sia alimento per lo spirito, non solamente un guardare all'indietro. Quindi tutto il nostro territorio con i suoi innumerevoli aspetti positivi, con le sue ricchezze, può costituire elemento per nuovi percorsi per il turismo. Grazie. Se può rispondere... Innanzitutto la ringrazio per la domanda, perché mi dà la possibilità di rispondere. E è ciclica la cosa, nel senso che la ricetta è più o meno la stessa. Allora, io faccio un esempio: è come andare dal medico. Il medico, per potermi curare, ha bisogno che io, che sono il paziente, dica al medico dove sento dolore oppure quali sintomi ho. E lo stesso identico discorso è quello che andrebbe fatto con chi? Con quelle che sono le attività nella regione del corpo. Per un semplice motivo: mi duole, perché veramente mi duole dare qualche numero, ma quest'anno la Riviera del Conero ha perso più del 40% del fatturato. Per quale motivo? Più cose e più fattori. Uno su tutti,
è che la maggior parte delle ristoranti e pizzerie hanno dovuto servire un 20-30% dei tavoli in meno, uno su tutti. Come se non bastasse, quelle che sono ovviamente le spiagge. Le spiagge hanno avuto almeno un, diciamo così, un quinto o un quarto degli ombrelloni in meno. E quando si parla di un quinto o un quarto di ombrelloni o si parla di un 30% in meno di tavoli per un'attività che fa del fatturato annuo e del benestare della famiglia o almeno del vivere della famiglia tutto in 40 giorni, perché ormai la stagione è rimasta che si è rivolta ed è rimasta ridotta a 40 giorni, quindi questo è un altro dei problemi che ormai va avanti da tempo ed è perché sino ad oggi non è stato mai preso in considerazione proprio questo. Dare la possibilità di allungarla questa stagione. Come si può sopperire a questo? Attraverso il solito tavolo che ci dicevamo prima. Perché? Perché bisogna farlo con chi? Tra di noi, ci conosciamo e le cose ce le diciamo davanti a un caffè, con loro, con le persone delle attività stesse, lo sanno loro i loro problemi, loro li conoscono meglio di noi, lo sanno loro che ci devono dire i loro sintomi, sono loro che ci devono dire i loro acciacchi, i loro infortuni, ed è lì che noi dovremmo insieme cooperare, collaborare per riuscire a che cosa? A reperire la metodologia migliore per riuscire a soddisfare una loro esigenza. Quale potrebbe essere? Potrebbe essere un aumento del servizio pubblico? Bene, prendiamo in considerazione un aumento del servizio pubblico. Quale potrebbe essere? L'incentivo? Potrebbe essere l'incentivo attraverso degli aiuti? Non a pioggia, per carità, ma sicuramente abbastanza indicati e specifici in base a quelle che sono le attività che... Purtroppo c'è da dire anche questo, le attività che vanno avanti da più tempo, perché ci stanno attività che iniziano come start-up, che fanno una stagione sì e no, e poi purtroppo anche lì ci stanno persone poco serie che lo fanno appositamente, ma in realtà non solo danno un danno a loro stessi, che in realtà sono benefreghisti, danno un danno alle altre attività della zona che invece stanno lì da anni, che sono costretti quasi ad assumere personale da aprile, marzo in poi, per poterli formare per quella che sarà la stagione, perché sfido io di questo ne parlo e me ne intendo semplicemente perché è da lì che vengo fuori. Io ho avuto nell'esperienza nella ristorazione anche come ristoratore, quindi come titolare, dove tu non puoi mettere un ragazzo così buttato nel branco o nel casino della stagione e sperare che quel cliente venga trattato in realtà come deve. Tu bisogna che un ragazzo lo formi da marzo, da aprile. Quest'anno questi signori hanno perso marzo, hanno perso aprile, hanno perso le comunioni, hanno perso le cresime, hanno perso il 40% di una stagione. Quindi è lì che noi dovremmo andare a parlare con loro, cercare quelli che sono appunto gli sintomi da dover curare e curarli insieme. Questo è sicuramente un impegno che Vox e anche io in prima persona, laddove e qualora ne avrò la possibilità, lo porterò a termine nel più breve tempo possibile. Questo ve lo assicuro proprio. Grazie. Ringrazio entrambi i candidati e ora vi lascio ancora una volta la parola per poter fare un appello ai marchigiani. Vuoi iniziare tu, Rosario? Sì, inizio io. Cari concittadini, cari corregionali, Vox si pone in una prospettiva diversa, del tutto nuova, dal punto di vista della realizzazione di nuove soluzioni per la nostra regione. Quindi si tratta adesso di cambiare prospettiva, anche perché andiamo incontro a grossi cambiamenti e di fronte a grossi cambiamenti bisogna cambiare la maniera di guardare ai problemi e del trovare delle soluzioni. Quindi date con fiducia il vostro voto a Vox, date con fiducia il vostro voto a Rosella Sbarbati, perché farò di tutto appunto perché il programma, soprattutto il programma sanitario, il programma sulla salute e sui cambiamenti della salute nel territorio venga portato a buon compimento. Io non posso fare altro che accodarmi e magari posso aggiungere questo. Come dicevo poc'anzi, noi ci proponiamo per essere vigilantes della democrazia, vigilantes della legalità, vigilantes della libertà, ma soprattutto vigilantes della politica, della nuova politica. Quella che è l'opposizione oggi è Vox, quella che è l'alternativa oggi è Vox.
non è né i 5 Stelle stampella del PD, e sfido io, con alcuni miei amici ho preso dei video che mi sono io ritagliato quando c'è Di Maio che dice mai e poi mai andremo col PD, e le stesse identiche parole le diceva Zingaretti sempre in un altro video. Ma sfido io per dire, non lo devo dire io, lo potete vedere ognuno di voi. Quindi 5 Stelle, stampella del PD, assolutamente no. Gli abbiamo dato la possibilità, abbiamo fatto forse un voto di protesta e in realtà si sono dimostrati quelli che poi in realtà ad oggi abbiamo. Assolutamente contrari di quanto si sono prefissi o si erano prefissati di fare. Il centrodestra? Beh, il centrodestra ne fa dei proclami, e ne fa anche tanti dei proclami. Poi fondamentalmente quando si tratta a stringere c'è la famosa falsa opposizione, cioè del tipo ci mettiamo d'accordo, perché questo che sembra. Il centro-sinistra è inutile commentarlo, perché in una regione che è da sempre in mano al centro-sinistra vediamo come in questi ultimi 10 anni proprio le cose siano andate proprio sempre e sempre peggio. Il taglio della sanità, il taglio degli ospedali, credo, guardi, veramente ognuno di noi basta che si affaccia dalla finestra che vede almeno una barra di cose che intorno al proprio portone di casa non vanno. Quindi perché votare Vox? Perché Vox vuole essere alternativa e perché Vox la politica tornerà a farla come deve essere fatta la politica, insieme a voi, insieme a voi. Ecco perché votare Vox, Vox Italia Marche. Grazie. Grazie. Grazie a tutti, a Rosella Sbarbati, a Giorgio Giacchetta e grazie anche al pubblico. Grazie. Arrivederci alla prossima volta. Grazie. Grazie. Grazie.